Nonostante il ridimensionamento della pubblica amministrazione, lei ha detto che in Basilicata le stazioni manterranno il loro presidio, quindi i cittadini potranno stare sicuri, insomma non ci sarà alcun disagio per loro. Assolutamente, questo lo ha anche recentemente e ancora una volta lo ha precisato il nostro comandante generale. Anche noi, come tutte le pubbliche amministrazioni, ci dobbiamo riorganizzare, questo è ovviamente facilmente intuibile, ma la stazione, cioè l'elemento base dell'Arma dei Carabinieri, non verrà assolutamente intaccato, anzi, se è possibile, sarà pure, come dire, alimentato ulteriormente. Sono le altre articolazioni che hanno soprattutto natura logistica burocratica che devono ridursi, ma la stazione, proprio perché è l'elemento fondamentale, l'elemento che è più vicino al cittadino, la stazione rimarrà dove attualmente ci sono, anche in quelle piccole sedi. Ecco, per quanto riguarda Scanzano, di prossima apertura la stazione, anche qui in provincia di Matera, può darci dei tempi? Scanzano, la problematica è piuttosto complessa. Non sotto il profilo del personale, perché il personale già è stato ampiamente individuato, ci sono esigenze di natura proprio di allocative, cioè di sistemare la stazione in un immobile che deve essere riattato a cura del comune. Ma poiché l'immobile già è stato trovato, ritengo, ma non voglio fare promesse che poi non saranno mantenute, che in tempi ragionevolmente brevi, potrebbe essere anche un anno e mezzo, sarà attivata questa stazione. Matera ancora una volta occupa i vertici per quanto riguarda la classifica sulla sicurezza nazionale e anche e soprattutto merito vostro, visto che siete i presidi di riferimento per i cittadini. Per il 2015 cosa dobbiamo aspettarci dal Comando Provinciale di Matera? Un incremento sicuramente dell'attività di prevenzione e dei servizi ad alta visibilità, in considerazione del fatto che la nomina a Capitale Europea della Cultura del 2019 determinerà, come ha già determinato in realtà, un incremento dei flussi turistici nel territorio. Arriveranno persone sicuramente dotate di buonissime intenzioni, ma questo non ci deve fare abbassare la guardia, anzi a maggior ragione, perché questa nomina, che è importantissima su un piano economico e sociale per la città e per la provincia nel suo complesso, determinerà uno svilupparsi di interessi economici su cui bisognerà comunque fare luce. Non è da ieri che si parla di capitali illeciti. Bisogna fare attenzione, i finanziamenti pubblici sono più agevolmente controllabili, presteremo una particolare attenzione alle attività di prevenzione in genere nei confronti della criminalità cosiddetta predatoria o microcriminalità, ma faremo attenzione anche a questo particolare tipo di fenomeno.